Questa è la sella nella sua interezza, trapuntatura, arombi, pelle nautica, antiscivolo, logo di Dario lì sotto, pelle nautica anche di lato, bellissima. Abbiamo fatto scaricare l'antiscivolo fino in fondo per dare più dinamicità alla sella e la cosa pazzesca è che le cuciture dei rombi chiudono esattamente in centro alla sella e questo qua, cioè, si vede quando il lavoro artigianale di qualità è questo qua. Ciao fans, nel terzo video vi abbiamo mostrato il prodotto finito e vi abbiamo fatto raccontare da Dario esattamente cos'era stato fatto alla sella. Vi lasciamo quindi ora al quarto video in cui vi raccontiamo le sensazioni sulla moto. Buona visione! 6 hours later. Ciao, ci sentiamo dopo. Ciao. Ciao fans, ho salutato i miei genitori che sono andato a trovare. E sono sull'MT. Ci chiedete sempre: ma i video con l'MT quando escono? Ecco, questo sarà un piccolo video con l'MT. Stamattina siamo andati da Dario Borsati di Borsati Selle a ritirare e a finire il video, cioè ritirare la sella nuova. Gli abbiamo fatto rifare la sella Comfort originale Yamaha, adesso vabbè, è totalmente un'altra cosa sia a livello estetico sia a livello di comfort. Tutti i lavori fatti sulla sella li abbiamo già spiegati e in questa parte di video, come vi avevamo promesso, andiamo a spiegarvi, anzi a raccontarvi più che a spiegarvi, a raccontarvi come si sta sulla moto. E soprattutto adesso vado nell'unico posto carino e decente che c'è vicino a casa dei miei per farvi vedere la moto nella sua interezza e farvi vedere come sta la sella sulla moto finita. Ovviamente prima di farvi vedere la moto, sono mesi che c'ero lì che posto foto col contagocce perché prima di farla vedere volevo finirla. Diciamo che per il 2021 è finita, ma c'è già il progetto 2022. Sono già d'accordo con i ragazzi di Supremacy Motorcycle che è in Alta Brianza, vicino a Lecco, a Renate esattamente, di portarla da loro che sono specializzati in customizzazioni ma anche in tutto il resto di opere meccaniche ma soprattutto in customizzazioni, quindi sono già d'accordo con loro, ho già un sacco di idee e anche loro me ne è andata qualcuna, quindi nel 2022 rinnoveremo ancora la belva, cioè giusto il tempo di farci due video quest'anno un po' così e poi saremo già a fare il modello 2022. Comunque, cosa posso dirvi della sella mentre vado? Allora, sicuramente prima il comfort, innanzitutto, non c'era perché, come avete visto, lo strato di memory che c'era nella sella, come dice Dario, era quasi un insulto verso chi spende 320 euro per comprarla. Ma giustamente, come ha detto, che è così per Yamaha, è così anche per BMW, per qualsiasi altro marchio. Diciamo che le selle comfort le fanno pagare tanto, ma poi non valgono i soldi che costano a livello di comfort. Adesso sicuramente la sella, oltre a essere, diciamo, il primo pezzettino più morbida, che quindi fa adagiare meglio il culo quando si sta sopra. Poi dopo il primo stratino non è un divano come magari può sembrare esteticamente e visivamente vedendola, anche se non l'avete ancora vista se non appunto giù dalla moto. E soprattutto non sto riscontrando il difetto che molti dicevano della sella Bangster, non so come si dica, che è quella, diciamo, alternativa alla Comfort, che tra l'altro costa quasi 400 euro quella sella, dove alcuni che l'hanno comprata poi l'hanno rivenduta dopo poco perché lamentavano appunto che era troppo soffice e che non riuscivano ad avere confidenza con la moto perché non capivano cosa gli succedeva sotto al sedere. In questo caso qua, in realtà, dopo il primo stratino di comfort, la moto la sento, perciò non ci sarà quel problema lì. E devo essere sincero, la standard, che in realtà dovrebbe essere più dura,
l'ho usata in questi mesi qua, eppure mi sembrava più comoda della comfort di base. E la standard l'ho lasciata stamattina a Dario per rifare la fodera, quindi lasceremo l'imbottitura originale, ma anche lì rifacciamo la fodera per poi avere, diciamo, una moto personalizzata a 365 giorni all'anno, mentre questa sella qui alla fine sarà, diciamo, la sella da viaggio e verrà usata un po' di meno, come dire la sella della domenica, anche perché nonostante sia stata scavata e adesso ci tocco molto meglio di prima, rimane comunque un po' più alta dell'altra e quindi da usare nel traffico di tutti i giorni comunque mi sento più tranquillo con quella base, ecco, metto giù meglio i piedi, gli incroci, cose così. Tipo anche lì, fans, mi dite sempre ma sarei almeno 1,85-1,90. Io vi ringrazio, non so da dove vedete questa cosa, probabilmente dal fatto che avendo di fianco l'una nei video e nelle storie sembro un gigante, oppure che vedendomi sul 3,90 che era, cioè, nel senso, ci sono risalito domenica che siamo andati a fare un giro, sono risalito sul 3,90, porco cane quanto è piccolo, cioè veramente mi sentivo un orso sulla bici, e che essendo abituato su quella non te ne accorgi tanto, poi quando cambi moto e sali su una moto un po' più moto e torni indietro, cioè mi sono accorto che c'è un abisso veramente. Comunque siamo a Castelletto di Cugiono, che è l'unico posto decente che c'è vicino a casa. Questa è praticamente l'unica strada in mezzo ai campi che mi piace a livello di paesaggio, che poi vabbè è tutto bosco, però perlomeno per farci un video in moto va abbastanza, cioè nel senso, un po' carina, ecco. Poi qualcuno mi ha chiesto nei commenti, ma rispetti sempre i limiti anche adesso con l'MT? Diciamo quasi sempre, che poi in realtà la storia dei limiti, vado un po' fuori argomento rispetto alla sella, cioè bisogna usare la moto con il cervello, nel senso che se c'è traffico, non si vede quando si sorpassa, eccetera, è meglio star buoni, aspettare un attimo e poi si va. I limiti di velocità purtroppo, soprattutto in Italia, che sono messi a cane, anche noi non sempre li rispettiamo, ma perché, cioè, oggettivamente alcuni sono pressoché impossibili da rispettare. Però quello che penso ci abbia sempre contraddistinto, anche a livello di coerenza, è usare il cervello quando si va in moto. Cosa, ecco, che non sempre vediamo da parte degli altri. Comunque questo è l'unico spiazzettino carino dove mi fermo sempre a fare inversione anche. E adesso vediamo di non cadere. Ecco, parcheggio qua con lo sfondo degli alberi. Dato che il video della nuova moto non so se è ancora uscito, il video completo di tutta la moto, cercherò di limitarmi a farvi vedere la sella e non spoilerare troppo il resto della moto. Questa è la sella, vorrei farvela vedere anche nella sua interezza, ma appunto non ho ancora deciso se il video di presentazione della moto è già uscito oppure no. Trapuntatura, a rombi, pelle nautica, antiscivolo, logo di Dario lì sotto, pelle nautica anche di lato. Bellissima. Abbiamo fatto scaricare l'antiscivolo fino in fondo per dare più dinamicità alla sella. E la cosa pazzesca è che le cuciture dei rombi chiudono esattamente in centro alla sella. E questo qua, cioè, si vede quando il lavoro artigianale di qualità è questo qua. Bene fans, direi che per questo video può essere tutto. Vi ho detto tutto quello che c'era da sapere sia sulla sella, sia su Dario, sia sulla sua azienda. E quindi vi ricordo che se dovete andare a rifare una sella, andate da lui, che avete lo sconto speciale dei Moonriders. Ricordategli di essere dei fans e verrete trattati coi guanti di velluto. Non che lui non tratti già tutti coi guanti di velluto, ma ancora di più. Quindi non mi resta che salutarvi, spero che questa serie su come si fanno le cose vi sia piaciuta. Magari suggeritemi nei commenti qualcos'altro che vorreste vedere, che vi spieghiamo come si fa, perché a me è piaciuto fare questa serie di video. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, e so che non è come se ve lo dicesse l'una, ma ciao fans! Ciao fans! Ciao fans! Dario ci ha abbandonato qua un attimo, che è andato a prendersi un caffè, e questa è la sella finita dell'MT-09, sella comfort, cioè guardate che cazzo, è venuta benissimo, con anche la scritta The Moonriders, il logo di Dario lì col lupo, com'è? Stratosferica. È bellissima, non vedo l'ora di vedere come sta sulla moto, cioè praticamente abbiamo fatto sopra antiscivolo, qua grigio uguale a quello della moto e qua nero. Qui c'è il logo richiamato, quanti scivolo. È arrivato l'artista.
con la siga in bocca.